Questo genitore sta per salvare la vita a suo figlio. Fa vedere che succede. Porco. 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 Guarda la bambina che piange e il papà che ride. Oh mio Dio. Nella tromba delle scale, fra. È la morte più brutta che... Oh! Come fa? La morte più brutta che puoi fare. Come fai a ritrovarti lì? Non lo so, ma più che altro come ha fatto il papà a salvare il bambino? Cioè, ma, fra... Guarda, cioè ha proprio scavalcato, apposta. Sì. No, vabbè, apposta non credo. Però fra, firmati. Eh no, guarda la gamba dietro. Dai, no, l'ha scavalcato apposta. Voleva fare tipo il figo facendo la discesa col culo all'indietro, tipo... No, scivolando. Però, ma aspetta, fermati. Che potenza sovrannaturale gli è uscita fuori? Cioè... L'ha preso sì. Prima con un braccio e poi con l'altro. A peso morto, fra. Oltre al peso morto però c'è pure la velocità della caduta. Quindi pensi ancora di più. Assurdo. Oddio, questo cade. Ok. Dai. Ma questo è Will Smith, zio. Cos'è? È Will Smith lui. Oddio, gli somiglia tantissimo, è vero. Ma anche la voce, La voce è quella di Will Smith. Oddio, può essere Will Smith, non so se. Potrebbe essere Will Smith su un set perché è tutto verde. Potrebbe essere tranquillamente Will Smith su un set. Qui abbiamo... Ah vabbè, ok. Non era a rischio morte, sicuramente non stava bene però. Vabbè, però poteva annegare, che ne sai, una bambina impanicata che non sa nuotare. Sì, poteva andare molto male, vero? Poteva andare molto come male. Come si chiama sto sport, fra, questo qui? Questo credo che sia ski... Come si chiama? Ski... No, ski surf tipo. Dai, quello lì dove viene trainato. Kitesurf. Ah no, non è kitesurf. No. Questo, kitesurf. Ah, kitesurf. Com'è questo, qui? Questo pure è figo. Sì, è kitesurf. Vabbè, che è molto simile al wakeboard, se ci pensi. Sì. Alla fine sì. C'è la barca che ti tira al posto della zinco. Sì, non so quali sia le dinamiche. Qui sei in mare, un po' diverso. Più veloce. Vediamo sto bambino con una palla gigante cosa fa. Sta cadendo. Ah, è caduto il bambino, il problema è che non sa nuotare. Oddio, Madonna, guarda come si è precipitato il genitore. Come se buttato. Fra, pensa solo se non fossero stati lì all'esterno, il bambino si buttava. Ma sai quante volte succede? No, vabbè, raga, cos'è? Qual è quell'animale dietro? Porco, era un bufalo, che animale era? È un caprone. Ma non è un bue muschiato? Vabbè, bro, se mi esce con questi animali particolari, non so neanche cosa sia. Ma che cazzo? No, raga! Cap, sei tu? No, raga, no, aspetta, raga, Cap mi confonde. La tigre con leone e poi se ne esce col bue muschiato. Il bue muschiato dell'era glaciale. Il bue muschiato dell'era glaciale. No, bro, te lo giuro, mi sento male. Assurdo. Raga, assurdo. Cap non è più quello di una volta. Cap non è più quello di... Guarda questo, dove è caduta. Oddio. Dove è caduta? Non è caduta, non credo sia. Cioè, credo ci fosse l'altro piano sotto. Ma chi erano delle scale? Ma poi chi è che ha progettato? No, non so scale. Chi è che ha progettato sta cosa qui, sta specie di transenna? Cioè, dovrebbe essere un muretto di base. Beh, è una ringhiera. Questo qui è un orso che sta combattendo. Ma... Più è un orso che sta combattendo con cosa? Oh! Madonna, raga! Arrabbiata! È per proteggere gli animali. Hai visto cosa ha fatto? Però, ma che coraggio ha avuto? Guarda qua. Senza nessun problema. Ha spinto via un orso. Applausi. Cioè, io me ne sarei scappato a rivederci, cioè, cani. Regà, cioè. Spinto via un orso per salvare i suoi cani. Zio, ma assurdo. Fermo. Guarda questo qui con un braccio alza la bambina. Cosa succederà secondo te, Fra? Che lei cade. Vediamo. Che lei cade e rimane attaccata al braccio. Oh! Bro! Madonna, raga! Che bravi sono! Bro! Che bravi sono! Ok, comunque ragazzi, teniamo a precisare una cosa. Ogni clip che vedete qui, nessuna persona si è fatta male o è successo niente. Capito, amici di YouTube? Lo precisiamo, è solo per l'algoritmo, perché ce ne sbattiamo i coglioni. Oh. Vai. Bello. Spettacolare. Bello il padre che si è lanciato per buttare il figlio. No, bellissimo. No, aspetta, a proposito di questo, fra, ti devo far vedere un video bellissimo su TikTok. Aspetta.
Che atleta mio fratello. Oh, che atleta mio fratello. Ma porco, hai visto che ha fatto? Cioè, mi hai visto che ha fatto? No, zio, bene, stava camminando birra. A caso. No, guarda come si è lanciato, all'ultimo l'ha visto e si è lanciato con tutto se stesso. Che atleta mio fratello. Che atleta mio fratello. Che atleta mio fratello. No, che sono baresi o siciliani? Aspetta. Secondo me sono basilicate, non so come cazzo. No, no, basilicate un po'. No, non che Waglio, Waglio è barese, Waglio. Sì, potrebbe, no, non è Bari, cioè Puglia non Bari, sicuro. Sicuro sì. Puglia non Bari. Comunque però, secondo me sono lucani. Guarda questo, oh, guarda questo. Fermo, guarda la mazza. Hai visto il braccio del padre? È enorme, tra l'altro. Cioè, sì, raga, sì, John Cena. Sì. Enorme, che va a parare la mazza da baseball, che credo gli sia partita dal campo. È probabile. Pensa che velocità andava. Cioè, pensa se prendeva in faccia il bambino, fra moriva. Cioè, oppure si ritrovava la faccia e il naso distrutto. Assurdo, raga. Assurdo. Che lui si è fatto male al braccio, secondo me, con una mazza del genere. Sì. Eh sì. Attimi di panico. Vediamo qui. Ma che. Ah, il bambino che si sta. Che c'ha qualcosa in bocca bloccato, fra. Sì. Oddio. Sì, non gli va giù. Mamma, questi qui sono momenti, raga, in cui ci vuole proprio il sangue freddo, eh. Ma che fai? Fai anche fatica a capire che cosa fare in questi momenti, capito? Qui cosa è successo? Non lo so, secondo me ancora deve succedere. Secondo me ci dobbiamo concentrare su quel bambino lì. Sì, il bambino piccolissimo. Ah, forse c'è qualcuno che adesso andrà veloce. Wow! Mamma mia! Wow! Bellissimo! Che sliding! Aspetta, che sliding, bravo! Aspetta. Qui è spaccato, eh. Spettacolare, qui è spaccato, raga. Ha proprio spaccato. Ma infatti è rimasto stupito anche lui. Cioè, non ci credeva manco lui. Che cosa ho fatto? Oddio, palla in faccia? Madonna, raga. Oh! L'ha presa al volo, zio. Questo qui l'hanno preso come. Come si dice? Come si chiama quello che riceve? Sì, il ricevitore dovrebbe. Oddio, fra, è diventato nero il callo. No, fra, fa impressione. Sembra una bruciatura. Raga, questo me lo son fatto facendo wakeboard. Uno sport estremamente pericoloso. Però ne vale la pena. Ne vale la pena farlo. E comunque, però, secondo me, dopo questo video qui e dopo questo salvataggio, l'hanno preso in squadra. L'hanno preso a giocare. Esatto, come ricevitore. Qui invece. No. Madonna, raga, però posso dire veramente. Stavano dormendo di base, vedi? Tu dici che stava dormendo? Si è svegliato. E poi non c'ha. Dai, oh. Cioè, che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Però guarda che ha fatto. Lo so, cioè, l'ha salvato. Mi fa ridere, mi fa ridere. Assurdo. Dai. Ci sta, ci sta. Pakistime, ragazzi, alleggeriamoci un attimino perché queste clip mettono ansia. Vediamo cosa ci fanno vedere. Lavoratori veloci al mondo. Hanno sbagliato a scrivere i pakistani. Hanno sbagliato. Sì, ma guarda quanto se la sta piangendo. È triste. È triste, guarda, del suo lavoro. È perché sta tagliando la cipolla, zio. No, fra, ma che cacchio. Fa lacrimare. Ma perché c'è la fiamma così alta? Perché ci sono troppe padelle una sopra l'altra. Guarda, devono che far sincronismo veloce. Guarda, devono che far veloce. Oh, questa? Questi qui che impacchettano. Stanno impacchettando. Cioè, questa non guarda neanche ormai. Ha proprio sì. Credo faccia questo per tutto il giorno, fra. Sì, immagino anche io. Che frutto è questo? Dai, fra, prima mi hai parlato del bue. È melone, zio, è melone. Zio, è melone. Andiamo avanti. Ragazzi, il cap mi sta sudando fin troppo pure. Zio, è un melone. C'è ragione. Esiste anche in Italia. E c'hai ragione. Vabbè, qui è un dolce. Qui non lo so, sta sono riempiendo le dolci, i formini. Credo che siano tipo i muffin. Però guarda la precisione. Cioè non è andato manco mezza volta fuori. Ecco, come l'hai detto l'ultimo, veramente. L'ultimo probabilmente sarà quello che mi ordino io. Perché cioè guarda quanto è andato fuori. L'ho fatto emozionare, fra. L'ho fatto sentire. Sì, mi sa anche a me. Guarda questo qui come sta mettendo. È maionese. Bellissimo. Sì, non buonissimo però secondo me. No, aspetta, non è maionese. No, fra. È una torta questa. È cioccolata bianca tipo. Sì, probabile. Se è cioccolato bianco, ok. Se la maionese messa così, insomma. No, mi sono confuso io, credevo fosse buonissima, raga. Ho proprio voglia di un dolce adesso. Ah, ecco come creano le. Cioè, ma seriamente, per ogni pallone c'è una persona che manualmente. Ma mette va! Le ma va! Spero di no. Ma è impossibile che per ogni pallone fa una roba del genere. Cioè, ma poi il Super dai. Santos, sicuramente no, perché ci sono sempre gli errori di stampa. Però questi. Ma poi con l'acrilico. Cos'è questo? Acrilico? Non lo so. Boh. Vediamo lui. Questo qui si sta prendendo lei. Le patate?
Sì, sta creando, cioè sta riempiendo queste scatole di patate, deve essere veloce per... Ne ha fatta cadere solo una per il momento, raga, vi rendete conto? Cioè, pensa quante cose ha da gestire questa contemporaneamente, veramente, cioè torna a casa... Fine del Pakistan, ragazzi, ringraziamo i nostri amici pakistani. Arriva una macchina 100%, questo qui esce? No, ma si schianta contro la macchina. Vabbè, ma sto bambino, cioè, ma scusa. Porco. Cioè, avrà appena imparato ad andare in bici, però, raga, ce ne vuole, Ci vogliono delle qualità. Oh, che riflessi! Che riflessi, raga! Che riflessi, raga! E poi sta clip mi sa che l'avevamo già vista, mi è però questa è quella che mi ha stupito di più. Vediamo qui il gatto. Mazza, oh. La prima volta che un gatto non è infame e salva l'altro gatto. Tra l'altro, bro, guarda quanto è bello sto gattino bianco, aspetta. Che vuol dire che sta salvando l'altro gatto, non ho capito. La salva, cioè stava per cascare a terra. Secondo me è mamma figlia, mamma figlia sicuro. Oh. Ok, mo gli va sulle spalle. Ok. Non so perché la vedo malissimo. Figata però, eh. E mo arriva sulle spalle. Oh! Bello. Fighissimo, bravo. Ha rischiato di perdere la noce, cioè proprio la testa, fra. E lui ha rischiato di perdere poi le palle, ad essere sinceri. Sì. Vabbè, meglio le palle sue che la testa della figlia, secondo me. Okay, tanto me ce l'ha fatta la figlia, quindi. Questo per carità. Ok, vabbè, dai. Non credo sarebbe poteva, successo chissà cosa. Poteva farsi male, non, diciamo che non era gravissimo, ecco. Esatto. E detto questo, io direi che dovete proprio iscrivervi al canale.